La Santanchè parla dell'oro blu, economia del Mediterraneo che va tutelato grazie anche al patteggiamento con l'Europa per quanto riguarda le trattative aperte sulla Bolkestein, perciò sia alla salvaguardia dell'ambiente ma anche alla sostenibilità sociale, poiché il mare rappresenta l'8% del PIL e l'indotto fiorente del settore turistico, specie per il Sud Italia. Il governo Meloni sta facendo tutto quello che si può fare, abbiamo fatto la mappatura, abbiamo dimostrato che in questa mappatura non c'è scarsità di risorse e un'interlocuzione con la Commissione europea e far capire le nostre specificità. Noi abbiamo 8.000 km di costa dove abbiamo 30.000 famiglie che fanno i balneari e li dobbiamo assolutamente tutelare perché io penso al turismo che è assolutamente un elemento importante perché tanti italiani scelgono di venire in Italia per la stagione balneare, per andare nelle nostre spiagge attrezzate dove sono accolti benissimo, dove c'è una qualità di servizi e anche tutti i nostri prodotti enogastronomici. Quindi stiamo facendo questa battaglia e io sono confidente, come ha sempre fatto sinora Giorgia Meloni, che arrivi una sintesi anche per i balneari.